cercasi Edin Dzeko, l'attaccante bosniaco del CIN di Sarajevo, è letteralmente scomparso nel 2023 dopo un avvio molto incoraggiante. Good morning Inter fans, buongiorno tifosi nerazzurri. All'attacco dell'Inter dopo il rientro in pompa magna di Lukaku sta mancando chi fino a quel momento aveva tirato la carretta. Edin Dzeko, due soli gol nel 2023, uno importante al Napoli, l'altro altrettanto importante in Supercoppa contro il Milan, condite da due super prestazioni, poi il nulla totale. L'attaccante bosniaco è a secco in campionato, pensate, da 8 partite, non segna di fatto da quel 4 di gennaio a San Siro, unica sconfitta stagionale per gli azzurri di Luciano Spalletti, una sua partita a suo modo storica. Da lì però Dzeko sembra essersi fermato contro avversari abbordabili, il ritorno di Lukaku dal primo minuto lo ha relegato in panchina e Dzeko ha dato dimostrazione di far molta fatica ad incidere a gara in corso, ma questo nel momento in cui il reparto offensivo dell'Inter non può neanche contare su Correa rappresenta un limite importante. Dzeko deve tornare ad applicarsi. È stato strano che fino ad ora abbia portato lui il carro nerazzurro, perché di fatto ormai oltre 37 anni è un profilo a cui l'Inter proporrà il rinnovo di fatto è già sul tavolo, molto difficilmente non verrà rinnovato, ma questo in ottica futura deve far riflettere. È un Inter con un'età media molto alta quando scende in campo, Dzeko che se non parte dal primo minuto fa fatica, in generale come l'anno scorso ha fatto fatica dopo un avvio molto molto interessante, ecco perché da lui è lecito aspettarsi di più, soprattutto a partita in corso e soprattutto nel momento in cui l'Inter davanti di fatto può contare soltanto su lui e su Lukaku, a parte il Toro Lautaro. Noi ci sentiamo domani, ciao! Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.